Continuiamo adesso a vedere la lezione del maestro Ugo Montevecchi con le armi. Questa è la tecnica del bastone, dove ci sono dei movimenti codificati che vanno eseguiti, una specie di kata, insomma, è un kata, e gli allievi prima devono imparare a farli da soli, poi dopo cominceranno a farli in coppia, uno colpisce, l'altro para e così via. Quindi, sia la tecnica del bastone che della spada fanno parte sempre dell'insegnamento dell'Aikido, per cui in caso di legittima difesa voi capite che si può difendere a mani nude con un bastone, con un oggetto, con qualunque cosa gli venga in mano, e si può difendere colui che pratica Aikido anche se si trova in ginocchio in quel momento.